Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente di che differenza c'è tra il retrocomputing ed il trashware. Dunque, il retrocomputing è un termine della lingua inglese, indica un'attività di recupero ed intervento su computer di vecchie generazioni per utilizzarli nuovamente e conservarli come memoria storica. Invece il trashware è una parola inglese composta, diciamo, dalla contrazione del termine trash, spazzatura, e ware, la contrazione di hardware. Il trashware consiste nel riutilizzare a nuova vita computer datati e in palese stato di obsolescenza, ma ancora funzionanti, tramite il riuso di software libero, che solitamente necessita requisiti hardware meno moderni. Non è raro che si effettui del trashware per donazioni ad enti o persone bisognose per colmare il divario digitale tramite il riutilizzo ed il riciclo ad una nuova funzione di beni di consumo elettronici ancora perfettamente funzionanti. Queste sono grosso modo le due definizioni. Tuttavia, come potete vedere a schermo, possiamo classificare più o meno il mondo dell'informatica moderna in un arco di tempo che va tra l'oggi e in breve e corto imminente futuro, un anno al massimo, fino a un po' meno di 10 anni. Tutto questo grosso insieme di arco temporale, all'interno di questo arco temporale tra il futuro di un anno e un pochino meno di 10 anni, quindi 9 anni o comunque al limite di 10 anni, lo potremo definire come informatica moderna, bene o male computer moderni o ragionevolmente moderni ancora utilizzabili. Il periodo di tempo che va tra le macchine più vecchie di 10 anni e un pochino meno vecchie di 20 anni, quindi tra più vecchie di 10 anni e un pochino meno vecchie di 20 anni, possiamo identificare il trashware e quindi l'attività di trashware. Mentre tutte le macchine più vecchie di 20 anni, ecco, queste sono nel dominio del retrocomputing. Come potete notare appunto dal grafico, quello che oggi sta nel trashware tra un po' di tempo cascherà all'interno del retrocomputing, perché appunto l'informatica moderna continua a procedere in avanti con nuove innovazioni e quindi di conseguenza una parte dei computer di oggi ritenuti moderni diventeranno poi successivamente macchine obsolete, cadendo nell'insieme del trashware, mentre quello che prima stava nel trashware diventerà, diciamo, argomento di retrocomputing. Questa è più o meno una definizione grossolana su scala temporale per intendersi al volo quando si parla di retrocomputing, trashware e invece informatica moderna. Questo è più o meno tutto per questa cortissima puntata. Un saluto, ciao, alla prossima.